Ciao a tutti, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it. Oggi andremo a parlare di come scegliere i migliori infissi. Voglio aiutarti in questo senso rispondendo a quattro domande che solitamente si pone chi deve sostituire gli infissi. La prima domanda è la più classica, è il tipo di materiale: infissi in legno, infissi d'alluminio, in legno alluminio, in acciaio. Ora, ci sono già delle guide ben fatte che parlano di ogni singolo prodotto che trovi in blogbisacchi.it. O trovi anche un articolo che parla dei due materiali più usati in questo momento, che sono l'alluminio e il PVC. Quindi è meglio PVC o è meglio alluminio? Ti consiglio di guardarle. Per fare un riassunto dei pro di ogni materiale, per farti capire quando dovresti prediligere un materiale piuttosto di un altro, ho fatto un breve riassunto, te lo dico subito. Allora, infissi in PVC dovresti scegliere quando vuoi un ottimo rapporto di prezzo-prestazioni termiche. Dovresti sceglierlo quando non hai dimensioni enormi, quando ti piace un infisso caldo al tatto. Infisso in alluminio, invece, dovresti sceglierlo quando hai dimensioni molto grandi, ti serve resistenza meccanica. Dovresti sceglierlo quando vuoi molta luminosità, quindi profili sottili. E dovresti sceglierlo quando ti piacciono i design minimali, appunto profili sottili. Legno alluminio, quando dovresti sceglierlo? Dovresti sceglierlo quando ami il calore del legno al tatto, quando vuoi un infisso praticamente eterno e quando non hai problemi di budget. Infissi in acciaio, quando devi sceglierli? Questo è molto raro, l'infisso in acciaio solitamente viene scelto dall'architetto, non dal cliente finale. Comunque, se vuoi un infisso che deve arredare, se vuoi qualcosa di unico e se hai un budget quasi limitato, è un'ottima scelta. Seconda domanda, qual è la marca migliore? Ne ho selezionate un paio, quelle che ritengo le migliori nel loro settore. Ad esempio, nell'alluminio, leader indiscusso, Schüco. I migliori infissi in alluminio, i migliori sistemi in alluminio, perché Schüco non produce finestre, produce dei sistemi per costruire le finestre, ai quali, ad esempio, i premium partner si affidano per costruire le tue finestre. Poi ti consiglio Alucappa. Alucappa è un'azienda italiana, la prima che ha portato il taglio termico in Italia, un'azienda molto seria, diciamo una piccola Schüco italiana. Anche Alucappa ha una gamma di prodotti molto ampia, che va dai battenti agli scorrevoli, anche i profili minimali come gli scorrevoli panoramici. Poi passiamo del PVC. Migliori infissi in PVC. Erco Finestre. Erco è un'azienda di Como, produce degli infissi molto belli, collabora anche con Bavuso, che è un designer tra i più noti nel campo degli infissi. Fa degli infissi che sono meravigliosi, si staccano un pochettino dal classico infisso in PVC, però se vuoi qualcosa di diverso è la scelta giusta. Poi fa anche i prodotti più normali, e anche Erco, come tante altre aziende che ho selezionato, ha dei prodotti certificati Casa Clima, è stato uno dei primi, come è stato il primo a certificare un infisso in PVC antifrazione classe 2, veramente, quindi non solo la ferramenta RC2 come fanno in molti. Poi c'è Internol, che è un'azienda, mi sembra, del 1930 a memoria, che produce infissi in PVC e anche legno alluminio, lo fa da tantissimi anni, è un'azienda molto grande, una delle più grandi a livello europeo, ha dei prodotti certificati in Casa Clima, ha dei prodotti dove puoi integrare le tendine all'interno della finestra con un antispezionabile, è una bella azienda anche all'interno. Migliori infissi in legno alluminio, qui alziamo il tiro, rimaniamo in Italia, l'azienda è Pavanello. È un'azienda che investe molto in ricerca e sviluppo, ha dei prodotti innovativi, molto termici e molto luminosi come il Sintesi, o dei prodotti indistruttibili come il Livrea, che è un infisso legno alluminio di nuova concezione. Si ha a che fare direttamente con Marco Pavanello, che è il titolare dell'azienda e ci mette la faccia proprio come faccio io, quindi io adoro queste aziende e con un'azienda del genere è difficile rimanere non contenti, anzi credo proprio sia impossibile, un po' come succede per Bisacchi. Altra azienda che ho selezionato è sempre Internorm, perché ha una linea che produce anche legno alluminio, ne ha diversi modelli, la gamma è veramente ampia, c'è disegni più squadrati, più arrotondati o più smussati, insomma trovi quello che ti piace, lo trovi sicuramente, e anche nel legno alluminio ha la possibilità di integrare una tendina all'interno del profilo. Poi passiamo al mondo acciaio, un mondo esclusivo, fatto di finestre veramente uniche. Leader del mercato è la Secco Sistemi, che è un'azienda italiana di Treviso e produce infissi nei quattro materiali, che sono appunto l'acciaio inox, l'ottone e il corten, che ultimamente sta andando veramente tanto, piace molto agli architetti. Anche Secco Sistemi, come Schüco e Alucappa, non produce finestre, produce sistemi per costruire le finestre, quindi ci si può affidare a un partner steel quality,
per farsi produrre gli infissi in acciaio con profili secco. Come secco, un'altra azienda molto valida è la Janssen. La Janssen è un'azienda tedesca, è un'azienda che ha una gamma prodotti acciaio, acciaio inox molto elevato, è un'azienda molto grande, anche questa è un'azienda che merita. Poi volevo parlare anche degli infissi minimali panoramici, i cosiddetti gli infissi minimal window, dove non c'è nessun tipo di montante, vedo solamente vetro. In questo tipo di segmento Schuco ha dei prodotti veramente validi, veramente belli, e ad un prezzo abbastanza elevato, ma comunque ancora umano, se vogliamo. Chiamiamolo umano. Poi c'è un'altra azienda svizzera, in Svizzera ci sono anche altre aziende, ma io ne ho selezionata una in particolare, che è Airlux. Airlux l'ho selezionata perché è una tecnologia che ha brevettato di una gomma pneumatica che fa tutto il riquadro della finestra, in modo che gli scorrevoli, ad esempio, sono molto leggeri in azionamento, ma quando chiudono la gomma si gonfia e fa una tenuta esagerata. Oltre a fare questi scorrevoli di dimensioni veramente incredibili, grazie a questa tecnologia, fa degli infissi in vetro che scompaiono nel pavimento. Una cosa da mille notte, da film, con prezzi da film, ma da film pluripremiato, non da film così. Terza domanda, scegliere il fornitore degli infissi, perché abbiamo scelto la marca, ma qualcuno dovrà costruirli o dovrà installarli, se è un rivenditore. Questa domanda è molto importante, perché sbagliare il fornitore degli infissi rischia di farti perdere tutto il lavoro di selezione che hai fatto prima. Potresti aver preso la Ferrari delle finestre, ma ritrovarti tra le mani una Ferrari che non funziona. Quindi speso tanti soldi e il risultato veramente scarso. Oltretutto sfido chiunque a trovare un serramentista, qualcuno che ti verrà a sistemare i guai che ti ha combinato un'azienda quando non ha fatto lui il lavoro. Molto difficile. Però è molto semplice scegliere il fornitore, e io do tre consigli che sono all'ordine del buon senso. Primo consiglio, leggere le recensioni o ascoltare chi ha già fatto il lavoro con quell'azienda. Secondo consiglio, non fidarti delle garanzie verbali a parole, pretendere delle cose scritte. Chi non ti dà tanta certezza in questo senso, scartalo a priori. Terzo consiglio, non farti ingolosire dalle bazze, cosiddetto, dai preventivi troppo bassi. Quando sembra di fare un affare, stai pur sicuro che l'affare c'è, ma non lo stai facendo tu, probabilmente lo sta facendo chi ti ha presentato l'offerta. Ultima domanda, quanto costano gli infissi nei vari materiali? A questa domanda è molto difficile rispondere, io ho cercato di dare delle indicazioni di massima di un prezzo al metro quadrato nella mia zona, che ricordo è Forlì Cesena. In altre zone i prezzi possono cambiare, e i prezzi sono riferiti ai prodotti di gamma medio-elevata che ho selezionato poco fa. Partiamo dal PVC. Il PVC parte da un prezzo di circa 350 euro al metro quadrato, poi a salire si va nell'alluminio, circa 500 euro al metro quadrato, poi si va al legno alluminio e siamo a partire da 700 euro al metro quadrato. Tutti i prezzi intendo a partire da, perché poi posso fare vetri blindati, vetri tripli, vetri antiproiettile, selettivi, cioè un sacco di cose posso fare. Con Schuco posso fare la domotica applicata alle finestre, e quindi i prezzi possono solo che aumentare. Poi gli infissi, quelli speciali che dicevo prima, gli Airlux, lì si parla anche di 3-4 mila euro al metro quadrato, però sono cose veramente esclusive. Io faccio sempre questo esempio qui, un po' come poltrona Frau. Quando io prendo un divano, posso andare a poltrona sofà, non lo so, prima che mi viene in mente. Quando compro un poltrona Frau, prendo un Chester magari, non sto comprando un divano, ma sto comprando un pezzo di arredamento, sto comprando un po' di coccole per me, per volermi bene, qualcosa che va al di là del semplice manufatto. Poi queste quattro domande le abbiamo risposte, però non abbiamo finito, perché il fisso non è fatto di solo telaio, come insegno sempre, ma il 90% è vetro. Quindi ti consiglio di guardare tutte le guide, vetro doppio, vetro triplo, vetro trasparente, vetro selettivo, vetro basso emissivo, tutto il resto, e anche quello dell'antieffrazione, che compete in un infisso. Anche per oggi abbiamo finito. Se ti occorrono nuovi infissi, sai come fare, devi compilare il form che trovi qui sotto, o puoi leggere l'articolo su blogbisacchi.it, oppure puoi andare su bisacchi.it. Se sei nella nostra zona sicuramente ti possiamo aiutare, se sei lontano dipenderà dalla proporzione del lavoro che devi fare
e i chilometri che ci separano. Se è un piccolo lavoro è impossibile, non facciamo nemmeno preventivo, perché se faccio una cosa che costa troppo non è conveniente né per te né per me, a me non piace fare questo tipo di cose. Insomma, mi piace avere un'etica anche in questo senso. Ciao e al prossimo video.